Rapina all'orario di apertura giovedì mattina dell'ufficio postale di Valpromaro, frazione del comune di Camaiore, dove all'interno c'era una sola impiegata. Due banditi volto coperto, uno dei quali con in pugno una pistola, forse giocattolo, sono entrati all'interno dell'ufficio ed hanno intimato all'impiegata di farsi consegnare il denaro, circa 200 euro. Poi si sono allontanati velocemente facendo perdere le tracce. A bordo di una Uno bianca con a bordo un complice, l'auto è stata poi ritrovata abbandonata a panicare. Una volta che è stato dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. I sindacati evidenziano il rischio degli uffici postali periferici, che non sono dotati, come in questo caso, di telecamere, troppo spesso nel mirino di malviventi. In paese in questi giorni erano state segnalate presenze sospette e sono in diversi tra i residenti che sono stati oggetto di furti, come del resto è avvenuto nell'entroterra versiliese da tempo. Le telecamere del controllo del vicinato a Camaiore e Massalò potrebbero essere utili in questo caso per le indagini.